La fine del mondo e istruzioni per l'uso. È questo il tema della sesta edizione del Festival delle Scienze che fino al 23 gennaio sarà ospitato dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. Una breve quanto efficace guida all'Apocalisse per cercare di svelare cosa si nasconde dietro l'idea di finitezza del mondo, radicata nella cultura umana da sempre. Tra analisi scientifiche, un pizzico di superstizione e un tocco di salutare ironia, il festival ha preso il via ieri con il primo intervento in rassegna, quello di Ian McEwan. Lo scrittore inglese premiato nel 98 con il Booker Prize è entrato subito nel vivo di questa sesta edizione, svelando la sua personale interpretazione sul concetto di fine del mondo. L'unica cosa che potrebbe salvarci dalla paura di morire è il senso di curiosità che ogni uomo dovrebbe avere, anche per quelle cose che a prima vista sembrano inutili e piccole, ha detto McEwan, aggiungendo come la vera salvezza risiede nel fatto di saper imparare dal passato. È inutile interrogarsi, ha concluso infatti lo scrittore, sul significato di Apocalisse, quando nel nostro presente ogni giorno gli uomini non fanno altro che ammazzarsi tra di loro. Il festival prosegue con gli interventi di Brandon Carter, il filosofo John Leslie e poi ancora lo scrittore Stefano Belli. Per altre informazioni è possibile consultare il sito internet www.auditorium.com.